Cartier Santos Sun, il primo orologio da aviatore al mondo. Il Cartier Santos Sun è un orologio di lusso che celebra il centenario della nascita del primo orologio da polso al mondo, creato da Louis Cartier per il suo amico e pioniere dell'aviazione Alberto Santos Dumont. La storia del Cartier Santos Sun inizia nel 1904, quando Louis Cartier, nipote del fondatore della celebre maison di gioielleria e orologeria, riceve una richiesta particolare dal suo amico Santos Dumont. Questi era un aviatore brasiliano che viveva a Parigi e si dedicava a sperimentare nuovi modelli di aeromobili. Chiese quindi a Cartier di realizzare per lui un orologio che potesse indossare al polso e leggere facilmente. Cartier accettò la sfida e progettò un orologio sottile, con una cassa quadrata con gli angoli smussati, fissata a un cinturino di cuoio con una piccola fibbia. Il quadrante era bianco, con numeri romani neri e lancette azzurrate. La corona era ornata da una pietra a taglio cabochon. Il Cartier Santos Sun è un orologio che si distingue per il suo design elegante e distintivo. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile o in oro rosa o giallo, oppure in una combinazione dei due metalli. La forma è quadrata con gli angoli arrotondati. La lunetta è incassata nella cassa e presenta 8 viti a vista, che sono un elemento caratteristico del modello. Il vetro è in zaffiro antigraffio e antiriflesso. La corona è anch'essa incastonata nella cassa e decorata da una pietra a taglio cabochon, che può essere di zaffiro blu o di spinello nero. I numeri romani sono grandi e ben leggibili, e sono accompagnati da indici luminosi. Le lancette sono a forma di spada e anch'esse luminose. Alcune versioni presentano anche una finestrella per la data ore 6 o tra le ore 4 e le ore 5. Il cinturino è intercambiabile e può essere in pelle, in caucciù o in metallo.